aumentano l'incidenza della spesa pubblica sul PIL, che supera il 50%, e il gettito addizionale IRPEF, più 16% rispetto allo scorso anno, mentre l'indebitamento degli enti territoriali sfiora i 100 miliardi di euro. Sono i dati contenuti nel 10° rapporto sulla finanza territoriale in Italia, un lavoro sviluppato in partnership da 6 istituti di ricerca socio-economica: IRES Piemonte, IRPET Toscana, SRM, Eupolis Lombardia, IPRES Puglia e Liguria Ricerche. Il rapporto analizza l'evoluzione delle entrate e delle spese degli enti territoriali italiani e quest'anno è in aggiunta un focus speciale sull'avvio delle città metropolitane. La difficile congiuntura economica, finanziaria e normativa è poi la causa del problema più importante, che riguarda la capacità dei comuni di dar luogo ad investimenti, e non è solo una questione legata al patto di stabilità. Si è seguita una regola, quella di lasciare spazio alle spese correnti. Questa regola in particolare è negativa per i comuni del Mezzogiorno, perché la riduzione degli investimenti ha sconvolto i criteri. Il Mezzogiorno ha all'incirca il 30% in meno. Il Centro-Nord è 700 e qualcosa euro per abitante, il Mezzogiorno è 500. C'è questa differenza perché i comuni del Mezzogiorno hanno visto le loro risorse complessive tagliate. Il problema è il problema regionale, la capacità delle regioni di porsi come capofila, quindi non soltanto guardando a se stesse e alla sanità, ma come capofila del sistema degli enti territoriali.